Abbiamo vissuto un legame impetuoso durante il pomeriggio di domenica 10 dicembre, direttamente dal profilo di Instagram di Laura Freddi. Lo staff precisa, in merito ai commenti fatti ingiustamente sull'articolo pubblicato dal settimanale Di Più, vogliamo segnalare che si tratta di dichiarazioni rilasciate tantissimi anni fa. Laura Freddi non ha rilasciato negli ultimi anni nessuna altra dichiarazione in merito a Daniele Bossari. L'intervista risale al 2001, esattamente 16 anni fa, così lontani, eppure, sono stati, così vicini, legati da un'esperienza, il grande fratello Vip, ma distanti ora più che mai. Si tratta di Laura Freddi e Daniele Bossari, cosa riunisce, non solo l'esperienza ma anche il passato? Una rivelazione dell'ex ragazza di Non è la Rai, rilasciata al settimanale Di Più. I due sarebbero stati insieme per un breve periodo di tempo, poco meno di 20 anni fa, dopo le due importanti relazioni avute con il conduttore Paolo Bonolisi ed il calciatore Fabio Galante. La storia ebbe breve durata, ed in più non finì affatto bene. L'incontro risalirebbe al 1999, Bossari era nel suo periodo più alto della sua celebrità, grazie al successo avuto in programmi come Festival Bar, Fuego e Popstar, mentre la Freddi faceva la sua presenza in altrettanti programmi conosciuti come Il Quizzone, Super, e la conduzione dello spettacolo del Circo Massimo. Queste le parole di Laura Freddi a proposito della liaison con il vincitore della seconda edizione del Grande Fratello VIP. Io e Daniele abbiamo vissuto un legame impetuoso. Quando Bossari è entrato nella mia vita, io avevo già alle spalle due rapporti molto importanti. Poi conobbi Daniele e tra di noi fu subito passione intensa. Andammo a vivere insieme, mi ha tradito ferendo la mia fiducia, prosegue, delineando anche la motivazione, che portò alla fine della breve ma intensa liaison, quando ho scoperto chi era veramente Daniele, e qual era la sua vera personalità, sono entrata in crisi. Ero turbata e in un solo pomeriggio ho traslocato dalla nostra casa e non ho voluto più sentirlo. La Freddi a 45 anni diventerà mamma. Tra pochissimo tempo darà alla luce la sua bimba dall'amore con il suo compagno Leonardo D'Amico, ma le sue parole saranno destinate a far discutere. Si attendono eventuali conferme o smentite dal diretto interessato, che non ha mai fatto riferimenti sulla relazione.